Una richiesta pronta a partire, rivolta a prefetto e questore per chiedere di sedersi intorno ad un tavolo e discutere della questione sicurezza dopo l'attentato incendiario alla sede del Partito Democratico. Alle idee chiare il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora non ci sta a sentir parlare di ragazzate. Sono atti di intimidazione, insomma, gratuiti, deplorevoli, insomma, da condannare perché in un contesto democratico, insomma, si ragiona, ci si confronta e certamente non è pensabile che gesti di questo tipo possano passare inosservati o possono superficialmente catalogati come ragazzate. Queste non sono ragazzate, insomma, sono veri e propri atti di intimidazione, veri e propri raid vandalici, che non hanno nulla a che vedere con la democrazia partecipata. Mi adopererò per un incontro urgente in prefettura col prefetto e col questore perché l'incendio della sezione del Partito Democratico è un atto finale, conclusivo di una serie di atti deplorevoli che si ripetono da circa 12-18 mesi a questa parte. L'importante è tenere alto il livello di vigilanza su certi problemi che possono diventare un problema culturale e quindi capisco anche la preoccupazione del sindaco, ma questo vale rispetto a tutti gli estremismi, non solo in un senso solo. L'invito che posso fare è quello a vigilare, a fare in modo che le forze dell'ordine vigilino, ma anche a tutti gli attori della politica, a tutti i contraddittori, a tenere alto il livello del ragionamento, a evitare affermazioni scontate, a evitare populismi, ma a ragionare sempre in senso responsabile, perché poi dall'altro lato c'è sempre un uditorio variegato e delle cose possono essere interpretate in un senso cattivo.